benvenuti in un mio nuovo video. In questo video vi mostro il calendario dell'avvento di Alverde. Stamani sono usciti i calendari dell'avvento al DM. Ce ne sono mille e sono tutti bellissimi. Io ho preso quello di Alverde e quello di Balea, che erano quelli che poi appunto mi interessavano di più. Quindi niente, l'apriamo insieme. Allora, ovviamente chi non vuole vedere il contenuto del calendario deve cambiare video. Allora, apriamo la casellina numero 1, che non la trovo. Come al solito io ho delle difficoltà a trovare le caselline. Eccola, numero 1. Anche ad aprirle, evidentemente. Devo dire che il pack esterno di quest'anno mi piace di più. E carine! E le confezioni, vedo, rispetto allo scorso anno, hanno appunto le etichette natalizie. Invece lo scorso anno erano mini taglie con etichette normali di prodotti che ci sono sempre. Invece quest'anno no. Allora, questo qua dovrebbe essere una crema doccia, aspettate che c'era il bigliettino con la traduzione, doccia schiuma con curcuma, eccolo qua, molto carino, a me piacciono un sacco i prodotti al verde, le mini taglie poi sono bellissime. Poi casellina numero 2, io spero di fare il tutto dentro all'inquadratura, ma la vedo dura. Comunque, che cos'è? Che cos'è? Allora, casellina numero 2 è un 3 in 1, olio beauty 3 in 1, olio di argan. Carino anche questo, però io non utilizzo molto gli oli, quindi magari questo lo regalo. Non sto ad alzare perché altrimenti mi viene la scoliosi. Nella casellina numero 3, che non vedo, qui c'è la 4, la 5, 7, eccola, 3. Allora, abbiamo questo qua, che sono dei sali da bagno. Oh, carino, con l'uccellino. Sì, sali da bagno con sale marino. Numero 4 l'avevo vista prima. Per adesso sono tutti molto carini, eh. Ho una body lotion, eccola qua. Questa qua, vediamo se c'è scritta la profumazione. Allo zenzero. Molto bellina questa. Numero 5. Numero 5 è un tubicino ed è un balsamo detergente con olio di mandorla bio e aloe vera bio. Ma sono veramente carine le confezioni, poi casomai ve le faccio vedere, alla fine ve le faccio vedere più da vicino tutte. Allora, che numero eravamo? 6, casellina numero 6. Oh, abbiamo un oggettino che è fatto così. Un sacchetto, vediamo un po', sacchetto per verdura. Allora, secondo me è comunque sempre meglio della calamita che c'era l'anno scorso, perché comunque un sacchettino è sempre utile. Ora vabbè, per la verdura vediamo un po' che metterci. Comunque un sacchettino numero 7, l'avevo vista prima, dove? Eccola. Casellina numero 7, abbiamo una crema idratante con olio di cocco. Eccola qua. Alla casellina numero 8, mi dispiace che sono praticamente tutto il tempo con la testa in giù, però ho il calendario sulle gambe. Allora, numero 8, questa qua, che è un doccia schiuma cremoso alla passiflora. Olivia sta giocando con la busta che ho tolto al calendario dell'avvento, quindi farà casino sicuramente. Poi, casellina numero 9. I prezzi del calendario dell'avvento ve lo lascio scritto giù nell'info box. Nella casellina numero 9 abbiamo la crema mani, trattamento intensivo con burro di karité. Eccola qua, da 20 ml.
Tra l'altro, i calendari dell'Avvento sono usciti praticamente il giorno prima rispetto a Livorno in tutta Italia, a Livorno il giorno dopo. Quando ci sono andata non erano ancora esposti. Quindi c'era la commessa che fortunatamente ormai un po' conosco e mi ha dato lo stesso calendario anche se non erano esposti. Quindi sono ufficialmente la prima persona che a Livorno ha comprato calendari dell'Avvento. Allora, numero 9 l'abbiamo aperta, sì. Quindi, numero 10, siamo arrivati ai numeri doppi. Allora, alla numero 10, Olivia, ma smetti! Alla numero 10 abbiamo una crema contorno occhi con acido ialuronico. Carina, 20 ml tra l'altro, quindi non sono neanche pochi. Molto carina. Alla numero 11 invece, dov'è la numero 11? La numero 24 è enorme. Chissà se ci sarà un'altra bustina per la frutta. Oh, la numero 11 ha un altro tubicino fatto così ed è olio viso nutriente con olio di mandorla bio. E anche questo niente, io ho la pelle mista quindi sicuramente non posso utilizzarlo, magari lo do a Giulia. Giulia, lo do a te, se sta guardando il video questo sarà tuo. Numero 12. Eccolo qua. Oh, carino questo, un pannetto struccante. Eccolo qua, con alla taschina per appunto mettere le dita. Sembra anche morbido, ora prima lo laverò però perché non voglio utilizzarlo senza averlo lavato. Vabbè, questo è carino, mi piace. Che numero eravamo? 13 manca da aprire. Allora, 13... Olivia, basta! Una body lotion, vediamo un po' a che gusto è. Macadamia, eccola qua, bellino. Poi, numero 14, vediamo un po' dov'è il 14. Eccolo qua. Questo invece è un gel detergente delicato con aloe vera. Questo sicuramente sarà la stessa versione di quello... che c'è linea permanente, credo, però con il pack natalizio. 15. Allora, abbiamo un altro tubettino ed è uno struccante occhi con aloe vera. Carino. E poi, ecco, quest'anno ci sono anche un po' più prodotti viso particolari, tipo il contorno occhi, l'olio, lo struccante. Lo scorso anno non c'erano prodotti del genere, erano un po' più crema corpo, gel doccia, c'erano sì delle fialette e poi detergente viso, però più o meno erano tutte un po' le stesse cose, crema mani. Invece quest'anno lo vedo un po' più vario e devo dire che per adesso mi sta piacendo più quello di quest'anno rispetto a quello dell'anno scorso. Allora, la numero 16 è una maschera viso purificante con aloe vera. Bellina, c'è anche un gattino disegnato, voi non lo vedrete, però ve lo faccio vedere dopo. Numero 17, dovrebbe essere un peeling doccia, scrub esfoliante doccia con olio di jojoba. Carino, molto molto carine queste cose. 18. Eccola qua, abbiamo crema piedi delicata con estratto di menta piperita. Eccola qua. 19. Siamo quasi alla fine di questo calendario bellissimo. 19 abbiamo una crema mani con melograno, anche questa io credo che sia uguale alla crema mani che c'è in edizione permanente. Numero 20, doccia crema, vediamo un po', con olio di cocco. Eccolo qua, un sacco di mini gel doccia, devo appoggiarlo qua perché non ho più posto. Poi numero 21, un fluido per il corpo rassodante con olio di agrumi. Eccolo qua. Poi 22, eccolo qui. Al numero 22 abbiamo una crema delicata con aloe vera bio. Eccola qua. Tutta a base di aloe, cose per il viso. 23. Non si apre. Oh, bello questo, cos'è? 23, spray mani igienizzante con olio di arancia bio. Ma che carino! Ma che carino!
E poi è 50 millilitri, perché infatti è appunto la penultima casellina e hanno messo qualcosa di un pochino più consistente. Molto carino questo. E siamo alla 24. Ti prego, fa che sia una cosa bella. Che è? Candela. In che senso? Allora, il 24 mi sdubbia alquanto. Cioè, l'ultima casellina dovrebbe essere qualcosa di molto carino. E una candela, più che altro, cioè, dammi una candela che sia carina anche da vedere, no? Puzza da fare schifo. Sì, ma, cioè, te la devi fare la candela? Allora, qui, ovviamente le istruzioni sono in tedesco. Allora, parte il fatto che puzza e voglio vedere in quante si faranno questa candela, perché voglio vedere, non se lo farà nessuno questa candela, comunque, dai. Allora, è stato un calendario che mi è piaciuto. Accetto anche la bustina per la verdura, perché comunque può essere utile magari se si va in giro per metterci gli indumenti o per mettere i panni in lavatrice, magari, ecco, ok, lo accetto, ma questo coso, che tra l'altro non rientra nemmeno più dentro, questo è proprio brutto, è lasciato al 24 di dicembre, che comunque è l'ultima casellina, è la vigilia di Natale, cioè, boh. Quello fa schifo. Quindi ha un calendario che mi è piaciuto, ma l'ultima casellina no. Tra l'altro credo che rispetto allo scorso anno quest'anno costi un po' di più, ma va bene lo stesso. Ma l'ultima casellina mi ci ha fatto proprio rimanere malissimo. Comunque, questo è il calendario completamente aperto. Vabbè, niente. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto, se lo avete preso anche voi, se vi interessano altri calendari, fatemi sapere un po'. Io mi metterò adesso invece a spacchettare il calendario al verde di Balea, una volta caricato il video ve lo lascerò tra le schede nell'info box, ma comunque per non perdervi i prossimi video, compreso lo spacchettamento del calendario di Balea e chissà, magari verranno altri calendari in futuro, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, un commento, perché in questo modo, oltre a non perdervi i video, mi supportate. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!